Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti dal vostro Nicola De Lucia. Come avevo detto nel primo video di oggi, ora parliamo di Milan e da come si vede dal grande personaggio in copertina di questo video, appunto i rossoneri in sua memoria, e dico ci mancherebbe altro, hanno battuto il Torino 4-2 dopo un tempo. Dopo i tempi supplementari, il Torino nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Team Serie A Serie B 2020, e quindi adesso hanno l'opportunità con la gara di andata e di ritorno di tentare l'approdo in finale, però prima bisognerà affrontare un'altra squadra torinese, ovvero la Juventus. Ma veniamo alla partita di ieri sera che si è svolta a San Siro, un San Siro un po' tra virgolette vacante in qualche settore. Vabbè, il terzo anello mi sa sì. Ci stanno lavorando perché lì è un po', come si dice, il tallone d'Achille dello stadio, un po' debole in quella zona. Partita che doveva vedere il minuto di raccoglimento proprio in onore di Kobe Bryant, ma è stato deciso di mandare un videoclip in suo ricordo e poi di incominciare la gara al minuto numero 24, perché il numero 24 era il numero che aveva Bryant sulla maglietta dei Los Angeles Lakers in NBA. Gli è stato tributato un minuto di applausi da parte del pubblico, e poi proprio anche nel 24esimo minuto, insomma, si era quasi avvicinato anche al gol il Milan. Comunque, partita che ha visto subito nella sua fase iniziale già gol del Milan di Bonaventura su assist di Rebic al 12esimo minuto. Il Torino poi pareggia al 34esimo con Bremer assist di Verdi. Rebic che viene a contatto in più occasioni con Izzo del Torino, infatti i due verranno poi ammoniti, poi insomma strascichi anche di conferenze post partita dove Mazzarri dice poteva finire in un'altra maniera se comunque si prendevano decisioni un po' più importanti nei confronti di Rebic a livello disciplinare. Nel secondo tempo lo stesso Bremer raddoppia per il Torino al 71esimo su assist di Aina. Il Milan mette dentro Zlatan Ibrahimovic al 65esimo al posto di Piontek, Leao al 76esimo al posto di Bonaventura, Çalhanoğlu al posto di Krunic all'81esimo, ed è proprio Çalhanoğlu che al 91esimo su assist di Castillejo porta i diavoli rossoneri ai tempi supplementari, un Torino che aveva anche cambiato due giocatori, Gigi al posto di Bremer, Milik che entrava al posto di Berenguer. Nel supplementare, poi 3 minuti di fuoco tra il minuto 106 e 108, con un 1-2 terrificante. Prima Çalhanoğlu con assist di Kessié, poi Zlatan Ibrahimovic su assist di Leao. Ibrahimovic che poi veniva sanzionato con il cartellino giallo al minuto 111 per trattenuta. Torino che faceva entrare nei supplementari Liango e Laxalt per Rincón e De Silvestri. Credo che nel Milan, almeno a memoria adesso,
Conti è stato ammonito, quindi dovrebbe saltare la gara. Mi sa che era diffidato, dovrebbe saltare la gara di andata a San Siro contro la Juventus. Comunque, per quanto riguarda l'ambito delle scommesse, il punteggio X è prevalso, perché dopo il 90° minuto è finita 2-2 la partita. Segno X quotata abbastanza bene, dai 3,80 ai 4 euro oltre la posta. Milan, che poi, anzi, le due squadre che si erano presentate con l'11 principale, il Milan con Donnarumma, Conti, Chiaia, Romagnoli, Hernandez, Bonaventura, Benacer, Krunic, Castillejo, Rebic e Piontek, il Torino con Sirigu, Bremer, Nkoulou, Izzo, De Silvestri, Rincón, Lucchi, Chaina, Verdi, Berenguer, Belotti. Quindi a conclusione, i rossoneri, oltre a dedicare la vittoria a Kobe Bryant, che era insomma abbastanza, io dico che dovevano vincere per forza, perché dopo ciò che è accaduto a questo, io lo chiamo ancora ragazzo, anche se, perché poi ripeto, morire a 41 anni non è bellissimo, eh. Voglio dire, se eravamo in fascia d'età di vecchiaia, uno può capire, però. Comunque, niente, adesso ci sarà la doppia sfida con la Juventus. Mi sa intorno alla metà di febbraio la gara di andata e nei primi di marzo la gara di ritorno a Torino. Questa sera, l'Inter affronterà, sempre a San Siro, come anche ha fatto il Milan, la Fiorentina alle ore 20:45, diretta su Rai 1, Rai 1 HD. Bene, grazie a tutti. Oggi per i video ho concluso qui. Ci vediamo domani con il video sull'Inter. E secondo video, credo che quasi sicuramente sarà su NXT, sugli sviluppi che verranno portati alla card, che piano piano si arricchisce sempre di più, di NXT TakeOver Portland, che si svolgerà tra un paio di settimane. Bene, grazie a tutti, alla prossima. E alla prossima, e ricordiamoci sempre di questo ragazzo, di questo Kobe Bryant, uomo, grande uomo di sport e di vita dentro e fuori. Ciao a tutti!